La scelta del nome Rigo è stata fondamentale e trasmette subito quello che è l'idea alla base del nostro progetto, dal latino appunto eligere, cioè scegliere con cura. E questa è la nostra missione iniziale, cioè quella di censire e viaggiare sul territorio italiano alla ricerca di quelle che, secondo la nostra direzione artistica e secondo il nostro gusto personale, possono essere delle produzioni, delle manifatture significative per il nostro territorio. E da qua traslarle e portarle sul mercato. Rigo è un brand, Rigo è una piattaforma commerciale e quindi, diciamo, oltre a un discorso di edizioni, riedizioni, direzioni artistiche, ha tutte le caratteristiche che possono essere quelle del commercio e della distribuzione nel mondo. Oggi più che mai, secondo il nostro punto di vista, la figura dell'artigiano e la figura del designer si mischiano. Molto spesso ci sono lacune che vengono dal punto progettuale dei designer che vengono colmate invece dal saper fare artigianale. Quando esiste un dialogo tra queste figure è lì dove nascono i progetti migliori. È chiaro che non sempre esiste un dialogo, purtroppo la figura dell'artigiano è nell'immagine burbera, quindi è difficile riuscire a scardinare i suoi meccanismi mentali. Così come molte volte il designer risulta essere arrogante, quindi ha difficoltà ad apprendere, a sapersi far trasmettere quelle che sono le tecniche e le conoscenze date da una persona che molto spesso è anche più adulta e più matura di lui. Ripeto, quando questi due saperi riescono a incrociarsi nel migliore dei modi, è lì dove nascono ottime soluzioni progettuali. La scelta deriva principalmente da un carattere stilistico e di interesse verso la tipologia di prodotto che andiamo a rieditare, scovare e reinterpretare. L'approccio è un vero e proprio approccio commerciale. Eligo è un brand, Eligo è un'attività commerciale che ambisce a distribuire in tutto il mondo questi prodotti che molto spesso noi in primis italiani, ma anche in altre parti del mondo, sono stati dimenticati. Quindi, dopo un primo approccio di confronto sull'oggetto, entra in gioco tutto l'iter e il meccanismo commerciale. Viaggiare per lavoro è sempre una sorpresa, il viaggiare in sé porta sempre nuove scoperte. Devo dire che visitare le botteghe è sempre una scoperta perché da ognuna di esse si trae qualcosa. Per un discorso mio personale, e diciamo parliamo del progetto che, diciamo del prodotto che è stato fondatore del progetto di Rigo, sono particolarmente affezionato alla sede di Chiavari. Ripeto, è un discorso di origini territoriali, parte del mio sangue viene dalla Liguria, è un discorso di rispetto e ambizione, diciamo, di affiancarsi a tutto quello che è stato i grandi architetti della Milano importante, cito Gio Ponti, ma posso parlare anche di Caccia Dovignoni, di Albini, che hanno studiato e hanno, come dire, fatto studiare ai loro allievi la sede di Chiavari. Ed è un progetto che, come dire, ogni volta si riscopre, ogni volta crea nuovo interesse, e stiamo comunque parlando di una sedia che ha 200 anni di storia. L'equilibrio tra tradizione e innovazione è il fulcro del nostro progetto. Partire dagli archetipi a noi serve come sicurezza, come punto di partenza, essere certi che tutto quello che è stato sviluppato in decenni, se non secoli di storia, riesce a essere concreto e vero. Da qua entra in gioco la nostra capacità di design progettisti, quindi sapere reinventare, a volte semplicemente stilisticamente, ma altre volte dal punto di vista di disegno, quello che la tradizione ci ha portato per proiettarla verso un futuro. Eligo ha un fratello che viene chiamato Eligo Studio.
perché al brand si affianca la componente progettuale creativa. Come dicevo prima, la parte commerciale del progetto ha bisogno di iniezioni di creatività e di sviluppo, ed è qui che entra in gioco Eligo Studio. Sono due fratelli che camminano uno affiancato all'altro e che danno la spinta necessaria, che dà la spinta necessaria per poter essere contemporanei e con uno sguardo verso il futuro rispetto alla tradizione. Quello che mi immagino tra qualche anno è che la componente creativa e progettuale sia sempre più forte, diventi sempre più forte rispetto alla tradizione. Questo non per surclassarla, ma per prendere sempre più posizioni nette rispetto a una contemporaneità, rispetto a un mondo che deve andare avanti e procedere, e quindi che sviluppi sempre più collezioni in collaborazioni con mente creative, sviluppi sempre più progetti che portino in pectore tutto quello che può essere la tradizione, ma con uno sguardo, ecco, sempre più attuale.